Oggi parliamo di tegole, soprattutto quelle più utilizzate, perché ne esistono tantissimi tipi. Esiste quella col fotovoltaico, i cupi italici, le olandesi, le canadesi, i lastroni, quelle di plastica. Prendiamo le quattro più conosciute, che sono queste. So per certo che sono le più vendute perché semplicemente nella grossa impresa dove vado a comprare il materiale, dove me le sono fatte dare, mi hanno detto che sono le più vendute in assoluto da decenni. Questa è quella in cemento, ci sono diversi tipi, dopo le vediamo. Questa è la marsigliese, anche di questa ci sono diversi tipi, dopo la vediamo anche lei. Molto utilizzata, eh. Poi abbiamo il cupo portoghese, anche di questo ce ne sono diversi tipi. Per ogni tipo di tegola anche ci sono anche due scelte, prima scelta, seconda scelta, queste sono tutte di prima scelta. Questa è una Wierer in pasta di ceramica e di ultima generazione, molto usata negli ultimi anni, è davvero tanto, anche io le ho usate queste e sono anche soddisfatto. Questa è una mazzetta e serve per fare un test molto tecnico. Ma prima del test vediamo le tegole una per una. Allora, questa è una marsigliese, è sul mercato da 50 anni almeno, sono molto leggere, queste sono tipo quelle che le vendono già antichizzate, sono spruzzate con una vernice, sono fatte in cotto, normalissimo, sono economiche, però sono anche piccoline, quindi fatevi bene i conti, perché sì, è vero che costano meno al pezzo, però calcolate al metro quadro, non al pezzo. Sono leggere, come vi dicevo, e sono famosissime, le vedete ovunque. Ci sono smaltate e ci sono anche con gli impasti colorati. Questo è un cotto portoghese, antichizzato e anche sbeccato. Il difetto che hanno i cotti è che quando tocchi dentro appena appena si sbeccano, ma non è un problema. E anche sporco, c'è da dire che i cotti con l'inquinamento e con la polvere si macchiano e il colore non viene via più, anche per quello a volte si mettono su già antichizzati, è impossibile pulirle. Queste sono abbastanza grandi, costano un po' di più della marsigliese e secondo le schede tecniche sono anche molto migliori, sicuramente. Diciamo che su queste quattro è la seconda in classifica. Questa è in cemento, ci sono così, grigio chiaro, grigio scuro, ci sono anche diversi colori e sono molto ruvide. Va bene se uno ci deve camminare sopra perché non scivola quando gela il tetto a fare dei lavori. Hanno una resa a metro quadro piuttosto elevata perché sono grandi, quindi uno ne compra meno per fare un metro quadro, quindi costano più o meno come le portoghesi, un pochino più delle marsigliesi. Come resa termica siamo un po' bassini, confrontiamo le schede tecniche siamo bassi. Questa è una nota marca, vabbè, citiamo la Wierer, c'è anche il suo fermaneve, è fatta con una pasta di ceramica e sono smaltate con una speciale vernice a base di catrame o qualcosa del genere. Sono comunque molto lisce, sono lavabili, non si sporcano, ci sono nere, ci sono grigie. Secondo la scheda tecnica ha una resa davvero elevata, sia per il caldo che per il freddo, veramente è un top di gamma, diciamo. Ci sono anche con due tipi di pasta diversa di ceramica, con più resa e meno resa. Ovviamente il prezzo è più alto, qui andiamo su parecchio. Quindi se dovessimo fare un rapporto qualità-prezzo, una classifica, direi che al primo posto sicuramente c'è quella Wierer, al secondo le portoghesi, al terzo il cemento e ultima la marsigliese. Ma facciamo il nostro test. Il test è molto democratico, metto per terra la tegola, alzo la mazzetta all'altezza circa 1,20 m, mollo la mazzetta e vediamo che succede. Cominciamo col cupo portoghese, mazzetta, via. L'ho beccata proprio sul colmo, comunque ha retto bene, si è rotta solo a metà. Naturalmente è un test molto empirico, però il suo effetto lo fa, giusto per farsi un'idea. Vediamo ora la marsigliese, che era quella più economica e anche più antica, da più usata da più tempo. Mazzetta, via. Si è sbriciolata. In effetti, insomma, costa meno, però questa becca una grandinata forte e bisogna farsi un giro sul tetto a controllare. Quella in cemento, vediamo un po' com'è. È giusto i quattro pezzi si è fatta, ma non mi sembra un granché come resistenza meccanica, eh.
Vediamo ora quella in pasta di ceramica quanto resiste. Beh, rumore sordo, si è rotta solo a metà. Comunque queste le conosco perché ce l'ho sul tetto e devo dire che quando le abbiamo tagliate abbiamo fatto una gran fatica, è roba davvero dura. Ribadisco, è un esperimento molto empirico, molto rude, però riflette esattamente quello che sono le schede tecniche, quindi insomma, un pochino alla fine c'hanno ragione. Spero che questo empirico esperimento vi sia utile per chiarirvi le idee o per confondervele ancora un po'. Grazie a tutti per la visualizzazione. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per le prossime notizie su case di legno e affini vari. Ciao a tutti!